non vedo l'ora di giocare contro Riano. Ehi, ho visto un programma dove vi mettevano a confronto. Dicevano che sarebbe stato un vero festival del gol. Chi riuscirà a fare più gol? Sarà Riano? O sarà il giovanissimo Shakes? E che cosa hanno detto di me? Coach, c'è qualche problema? Temo che questa pressione sia un po' troppa per Shakes. Shakes, basta con questi autografi! Vamos! Amico, andiamo! Dobbiamo allenarci! Saluta e cammina! Saluta e cammina! Riano ti mangerà a colazione! Finalmente. Ancora una volta. Shakes! Va bene, Cool Joe. Sei il più forte, amico! Ti amiamo, Shakes! Perché non ti prendi una pausa? Non ancora. Tra qualche tiro. Gira il corpo verso la palla. Dovrebbe andare meglio. Signor Golare! Provaci! Il mio vecchio amico! Ragazzi, vi presento l'allenatore del Barca. Il più grande esperto di tiri in porta che la Super League abbia mai conosciuto. A dire il vero, non più. Ormai sono in pensione. Cosa? Oh no, è qui che ti sbagli. Adesso hai un nuovo lavoro. Devi preparare Shakes ad affrontare Riano. Pensa. Shakes ha un potenziale enorme. Allenando lui, potrei tornare ad essere una leggenda tra gli allenatori. Vediamo. Stop di petto. Un tocco col piede sinistro. No, destro. No, aspetta. Da petto a ginocchio. Il mio fascicolo con le tecniche di Riano. Posso usarle per allenare Shakes. Distruggerà il Barca. E io proverò al mondo del calcio che Riano ha fatto male a licenziarmi. Devi eseguire la formula in modo esatto. Altrimenti avrai solo perso del tempo. Sembra piuttosto facile. Oh, davvero? Anche Riano diceva? Eh? Oh, niente. Uno, due, tre, quattro e... Oh, bellissimo! Quando Shakes segnerà, Riano non potrà più negare le mie qualità di ottimo allenatore. E adesso è l'ora del vero test. Fatto sembrare ancora più bello di come lo avevo immaginato. Grazie. E tranquillo,
Prima che tu debba affrontare Riano, avrò preparato una nuova serie di tecniche speciali per te soltanto. Altre tecniche? Ma è grandioso! Ci siamo allenati abbastanza per oggi. Se giochi così anche domani, ragazzo, vincerai di sicuro. La via di Golare è la sola via giusta. Non credevo che Golare l'avrebbe fatto. Ma ora sappiamo esattamente come si muoverà Shakes. Non è giusto. Io voglio confrontarmi con il vero Shakes nella partita di domani. Ma, Riano... Aspetta! Dove stai andando? Mi devi accompagnare a casa! Se vuoi ti racconto di quella volta che ho cavalcato un'onda alta come un palazzo di quattro piani. Eravamo io e i miei... Shakes, guarda qua. Il domandone di oggi è... Chi è il più forte? Sei famoso, amico. Non preoccuparti, Shakes. Strikers al tre! Uno, due, tre... Super Strikers! Giornata di partita e stiamo per assistere al tanto atteso faccia a faccia. Forse il più atteso da anni. Parliamo della battaglia dei cannonieri, Riano contro Shakes. Spero che tu abbia portato con te il tuo talento. Ci vorrà molto più di qualche mossa segreta per battere il Barca. È ora di mostrare a Riano che cosa significa essere un vero attaccante. Devo dribblare verso... non mi ricordo. Crossa al centro, amico! Indietro! Indietro! Aspetta! Mi sono ricordato. Adios! Non siete così super, Strikers! Oh, no! Ragazzi? Fate sotto, hombre! Wow! Nord! Spostati! Non riesco a vedere la palla! Gol del Barca! Incredibile virtuosismo dell'attaccante Riano! E il Barca conduce per 1-0! È sotto di un gol! Shakes deve trovare uno spazio! Che bella azione! Il giovane attaccante potrebbe avere qualcosa da insegnare a Riano. La via di Golare è la sola via giusta. Shakes! Quando vuoi! Non avevo mai visto Shakes così sotto pressione prima d'ora. Non sta seguendo gli schemi. Ha avuto un sacco di opportunità per fare gol. Non fa niente, amico. Hai ancora tempo per dimostrare che sei il migliore attaccante del campionato. Oltre a me, ovviamente. È stato molto imbarazzante, invece. Te lo posso assicurare, amico. Nessuno si è accorto de nada. Ne sei proprio sicuro? Sì, sì, te l'ho detto. È stato davvero imbarazzante. Ti stavo guardando da casa. Non eri al massimo della forma. Spenza. Sembravi spaesato in campo, come se non avessi mai giocato. Spenza! Specialmente quando ti portavano via la palla. Spenza! Sì? Per favore, potresti non ricordarmelo? Oh, scusa.
Allora, che è successo? Non riuscivo a concentrarmi. Dovevo pensare a tutti quegli schemi e... Occhio, Shakes! Shakes, sei ancora lì? Pronto? Ti richiamo più tardi. Vedo che finalmente ti sei svegliato. Qual è il tuo problema? Avresti potuto farmi male. Sapevo che ti saresti difeso. La domanda corretta è: qual è il tuo di problema? Ora sì che si ragiona. Riano, stai andando nella direzione sbagliata! Adoro le sfide! Ah, puoi fare meglio di così! Dove pensi di andare? Shakes arriva in area di rigore. Spinge il portiere a uscire dalla porta. Il difensore lo marca. Riuscirà a fare gol? Allora, a che cosa devo questo incontro? Volevo assicurarmi che il vero Shakes, quello talentuoso, fosse qui in Spagna. Eh? Ci vediamo in campo, Shakes! Eseguito così. È prima a sinistra e poi a destra. Dopo giri, uno, due e infine tiro. Ah, non startene lì impalato. Fa una pausa. Poi si torna al lavoro. C'è qualcosa che non va nel suo metodo. So che posso battere Riano, ma io è come se stessi giocando con lo stile di un'altra persona. Tutti questi schemi... Questo non è il mio modo di giocare. Golare! Stavi solo riciclando le tecniche di Riano con Shakes? Oh, avete ragione! Shakes ha ragione! Sono un fallito! Non sono andato in pensione! Sono stato licenziato! Golare, aspetta! Lascia stare, coach! Questo è esattamente quello che è successo con Riano. No! No! Il mio lavoro! Che cosa stai facendo? Smettila! Shakes non ha alcun bisogno che lo aiuti a perfezionare le azioni di Riano. Quello di cui ha bisogno Shakes è che lo aiuti a perfezionare il suo stile. Forza, amico mio. Mettiamoci al lavoro. Giornata di partita allo stadio del Barca. È incredibile, ma vero, lo stadio è ancora più affollato che durante l'ultima partita. Hai ragione, decisamente un'affluenza da record. Riano contro Shakes, parte seconda, tra poco. Sono qui niente meno che con Riano. Shakes non ha dato problemi al Barca la scorsa partita. Che cosa ti aspetti oggi? Ecco, Ben, ho già detto ai tifosi di non portare i pennarelli per imbrattare i manifesti, hai capito? È per questo che mi hai sfidato al parco. Volevo che il tuo stile di gioco tornasse ad essere personale. Ma perché mi hai aiutato? Così potresti anche perdere oggi. Solo perché hai fatto quel tiro nel parco? Questo non vuol dire niente. Non hai ancora segnato nessun gol qui, amico. Hai ragione, non ho segnato. Per ora. Allora, avete licenziato Golare? Aspetta, lo scoprirai tra poco. Shakes sembra insicuro. Bel tackle di volito! Gol! È Riano a segnare per primo. I difensori dei Super Strikers stanno letteralmente mangiando la polvere.
Ottimo lavoro di gambe da parte dell'attaccante del Barca. Riuscirà a strappare un altro gol a Big Bow? Ce la fa! Gol di Riano! Bellissimo anche questo gol. E chiude il primo tempo in grande stile. Hai solo 45 minuti, Shakes. È giunta l'ora di dare ai nostri tifosi quello che si meritano. Se solo passasse la palla a me, io... So che puoi farcela. Il Barca è in vantaggio per 2-0. E Shakes non si è ancora fatto vedere. Oh, certo che sì. Oh. Ha sbagliato quel... Speriamo che Shakes modifichi il risultato della partita durante il secondo tempo. Shakes sta esitando di nuovo. Non capisco. Finalmente! Si è smarcato e avanza centralmente. Questo è lo Shakes che stavo aspettando. Shakes è inarrestabile. Faccia a faccia col portiere. Shakes rientra in partita, ma i Super Strikers devono fare altri 2 gol se vogliono vincere. E il tempo sta per scadere. Amico, sei di nuovo tra noi. Ci chiedevamo dove fossi finito. Oh, baby! Adesso inizia il bello. Diamoci da fare. Shakes passa a Culjo. Ora si prepara a ricevere il cross. Gira il corpo verso la palla. Mai! Gol! I Super Strikers spareggiano con 2 gol consecutivi. Mancano solo 6 minuti alla fine. Riuscirà Ariano a fare un altro gol per il Barca? North Shore glielo impedisce. Beh, quasi. Ariano si riprende la palla. Non la molla. Ma Big Bo dice no! Shakes deve fare solo un altro gol per regalare la vittoria alla sua squadra e vincere la sfida degli attaccanti. È il Matador! Girati di spalle, rimani fermo come una statua. Perdonami. Oh. Che bel gol di Shakes! Dovremmo dire di El Matador? Ad ogni modo i Super Strikers vincono 3-2. Oggi è stata una vera battaglia tra i 2 giovani attaccanti. Perché mi hai aiutato a seguire il mio istinto? Io non vedevo l'ora di misurarmi in questo duello con te. Ho capito. Sono felice che abbiate licenziato Golare. No, nessuno è stato licenziato. Coach, io sono dispiaciuto. Avrei dovuto... Ascolta, capita a tutti a volte di perdere di vista il proprio obiettivo. Ma tu ci hai aiutato e ora la nostra tecnica di gioco è migliorata. Pensavo che non avessi più niente da offrire. Shakes, sono sicuro che oggi disegneranno le corone sulla tua testa. A quanto pare il Matador ha trovato una soluzione ideale. Chi l'avrebbe detto che ci voleva un Super Strikers per farci tornare a lavorare insieme? Hai ancora quel pesce rosso che ti avevo regalato? Moby? Ma certo! Nessuno mi conosce meglio di quel pesce. Con l'aiuto del grande Golare, i Super Strikers si portano a casa la vittoria!